per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare. L'AIL di Foggia ha celebrato la giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma con un evento di carattere culturale, sociale e scientifico presso l'anfiteatro del centro polivalente Parco Città di Foggia. Un'importante iniziativa a sostegno della ricerca scientifica e dei percorsi socio-assistenziali rivolti ai pazienti onco-ematologici della provincia di Foggia. Roberto Parisi ha presentato un evento musicale a cui hanno preso parte il gruppo Marta De Mutis Quintet e lo special guest Doctors Jazz. Dottor Ferrandina, un evento molto importante, però non casuale per la sua finalità. Sì, questo è uno dei tre appuntamenti storici della nostra associazione, che sono le due manifestazioni di raccolta fondi più importanti, quella delle stelle di Natale e quella dell'uovo di Pasqua. Questa è invece una manifestazione volta soprattutto alla sensibilizzazione, all'informazione, all'apertura dell'associazione nei confronti della cittadinanza. Ormai sono decenni che il 21 giugno coincide con la festa nazionale dell'AIL, cioè con la giornata nazionale per la lotta contro la leucemia, i linfomi e il mieloma, ed è una giornata dedicata ai pazienti, ai loro familiari, alla cittadinanza, volta appunto alla sensibilizzazione, all'informazione, alla dimostrazione delle finalità statutarie della nostra organizzazione e dei risultati ottenuti con l'utilizzazione dei fondi raccolti nelle altre manifestazioni. Un tema molto importante che coinvolge tantissime famiglie. Com'è la situazione a livello nazionale in questo momento su queste tematiche così importanti? Beh, c'è un incremento delle patologie oncoematologiche ormai da diverso tempo. In parte è un incremento, diciamo, legato soprattutto alla migliore capacità di diagnosi di queste malattie, che una volta venivano, parlo dei decenni passati, venivano trascurate di più perché le capacità diagnostiche erano meno raffinate. Poi c'è un aumento reale delle patologie che è legato verosimilmente a problematiche di tipo ambientale o di genere simile. Di contro c'è da dire anche che la ricerca scientifica in campo ematologico, anche grazie all'AIL, che è una delle più importanti realtà che finanziano la ricerca scientifica in campo ematologico, sono stati fatti passi da giganti. Ci sono malattie che quando io ero giovane ematologo erano rapidamente mortali, che invece adesso sono curabili, nel senso di guaribili, e che possono consentire anche la sospensione della terapia. È ovvio che questo purtroppo non è in tutti i casi, per cui la ricerca deve ricevere sempre continuo e più forte impulso, e le manifestazioni come queste servono proprio a sensibilizzare la cittadinanza, i cittadini, i volontari in questa direzione.